Siamo qui con Christian Stojan, seconda linea delle Fiamme Oro Rugby e permit player delle Zebre. Ciao Christian. Ciao, ciao a tutti. Che ambiente hai trovato a Parma e com'è stato l'inserimento in rosa? Allora, l'ambiente a Parma è stato molto, molto sereno. Appena sono arrivato, comunque i ragazzi mi hanno subito accolto benissimo, specialmente dato che conoscevo, comunque avevo avuto già delle esperienze con Fabio e Moro. Mi sono trovato subito bene, quindi già sapevo più o meno il loro metodo di allenamento, quindi molto bene direi. Venerdì 21 agosto ti sei guadagnato al Monigo la tua prima presenza ufficiale con le Zebre. Che emozioni hai provato al debutto e come hai vissuto il giorno gara? No, è stata una bella esperienza perché ovviamente era la mia prima convocazione, anche se ho trovato poco spazio, sono entrato verso la fine, però comunque è stata anche coronata con una vittoria questo debutto, quindi sono doppiamente contento e questo non può fare altro che spronarmi in futuro a cercarmi più spazio, diciamo. A che età ti sei affacciato al rugby e come hai scoperto questo sport? Io mi sono affacciato all'età di 15 anni grazie a un mio amico Riccardo, che saluto, e ho iniziato alla Rugby Anzio per poi passare in Under 18 alla Roma Leggio, che era una franchigia composta dalle Fiamme Oro e la Rugby Roma. E lì già il livello comunque si stava alzando, per poi essere chiamato in Accademia, dove ho iniziato le prime esperienze contro delle squadre seniores e dove ho trovato molti ragazzi che avevano molta voglia di fare. E com'è stata l'esperienza in Accademia e su quali aspetti del tuo gioco pensi di essere cresciuto maggiormente sotto la supervisione dei tecnici federali? Allora, la mia esperienza in Accademia è stata molto positiva perché sono cresciuto molto dal primo lato, sicuramente dal lato fisico sono migliorato tantissimo, ma anche dal lato rugbistico, perché comunque facciamo degli allenamenti ad alta intensità e molto specifici, insomma. Dopo aver debuttato con la Nazionale Under 20 sei entrato a far parte delle Fiamme Oro Rugby. Cosa hai tratto di positivo dalla tua esperienza con il gruppo sportivo della Polizia di Stato? Allora, sì, dopo la Nazionale sono approdato alle Fiamme Oro, che già comunque conoscevo avendo fatto parte in Under 18, e mi sono trovato molto bene. I ragazzi ci hanno accolto benissimo perché noi siamo entrati, comunque eravamo tutti giovani. Lo scorso agosto sei stato convocato al raduno di Parma della Nazionale Emergenti. Che sensazione è stata e che motivazioni ti ha dato in più in vista del tuo percorso verso l'alto livello? Sicuramente molto positiva, perché abbiamo conosciuto tutto lo staff della Nazionale Maggiore e loro comunque lavorano ad alta intensità e comunque ci fanno capire cos'è veramente l'alto livello. Che obiettivi ti poni per la prossima stagione e come sfrutterai l'opportunità di allenarti e anche di poter scendere in campo con le Zebre come permit player? Sicuramente inizialmente fare bene nel massimo campionato italiano e dopo ovviamente di ritagliarmi anche uno spazio qui in franchigia e di sfruttare tutte le occasioni che mi verranno concesse.